questo stato di cose. Non riteniamo indispensabile garantire un trasporto pubblico locale, come fatto elementare di civiltà, allo stesso livello della sanità pubblica e della pubblica istruzione. Questo sarebbe l'imbarbarimento della nostra comunità. La proposta prevede 5 punti su cui avere ovviamente i tempi adeguati alla gravità della situazione delle 10 città. La Regione Campania ha tagliato il 42%. Noi proponiamo per il 2012, come vedete, facciamo proposte minimali, realistiche. Proponiamo la riduzione del 50% del taglio, il che significa che rispetto ai 9 milioni di taglio chiediamo che si recuperino perlomeno 4 milioni nel 2012. Ci sembra una cifra ragionevole per consentire la sopravvivenza di quella che è stata la migliore azienda di trasporto pubblico della regione. Chiediamo che la Regione avvii un piano di equiparazione dei trasferimenti tra Napoli e Salerno triennale. Dobbiamo recuperare altri 50 centesimi a chilometro. Anche ci facciamo carico di tutti i problemi. Cominciamo a recuperare un 30% per anno e, come ho detto, cominciamo a riversare da subito sull'azienda quello che l'azienda incamera per la bigliettazione, decidendo una gestione separata rispetto a un unico campagna. Mi sembrano proposte ragionevoli. E con il coinvolgimento del sistema bancario salernitano e dei tesorieri, un'intesa, un protocollo da fare con i fornitori di pezzi di ricambio, un altro dei problemi concreti che abbiamo al di là delle questioni interplanetarie, che i mezzi per camminare hanno bisogno di garantirsi le forniture dei pezzi di ricambio, perché come per il metano e il gasolio, se non ci sono pezzi di ricambio i pullman si fermano. C'è anche qui ovviamente una posizione di sofferenza con i fornitori. Io credo che possiamo anche qui fare una sorta di protocollo d'intesa, mettendo sul tavolo come garanzia reale da offrire anche ai fornitori l'avvio delle procedure di vendita dell'immobile di Piazza Luciani e del deposito di Cava come base di garanzia da offrire ai fornitori e a quella parte del sistema bancario che vorrà assisterci, assistere l'azienda in questo percorso drammatico e difficile di ripresa di un cammino verso una stabilità produttiva e una riorganizzazione aziendale. Sono 5 punti di una piattaforma di esodi per gli esuberi al CSM. Consideriamo scandaloso ed è una responsabilità gravissima della Regione Campania che, avendo proposto, l'ha proposto la Regione, non noi, 15 milioni di euro a sostegno della cassa integrazione straordinaria e dei lavoratori da avviare verso l'esodo, si preveda soltanto 1 milione di euro nel bilancio regionale, e di questo 1 milione di euro non c'è peraltro traccia, siamo a zero. Siamo a zero. Qui non c'entra il fondo nazionale, internazionale, interplanetario, qui c'entra un elemento di elementare capacità di governo dei problemi e di elementare sensibilità sociale. Questa proposta, in maniera molto equilibrata, molto misurata, si può recuperare rispetto al 1,8 milione di taglio, 1 milione. Già in questo modo saremmo a 4 milioni e 3 più 1, 5 e 3 più 5, 10 milioni di euro, che sarebbero un respiro vitale per l'azienda. E stiamo parlando di decisioni assolutamente ragionevoli e minimali. Solo queste 3 decisioni, su questi primi 3 punti di una piattaforma, consentirebbero all'azienda di andare avanti con serenità. Quarto punto della piattaforma, noi proponiamo la costituzione di un fondo autonomo
quanto riguarda le forniture di metano e di gasolio. Mentre stiamo discutendo, noi rischiamo di avere domani mattina i pullman bloccati, perché non c'è chi fornisce più né il gasolio né il metano. Su questo bisogna decidere per domani, non fra un anno.